Rifaccio l'esercizio numero 29, y uguale radice quadrata log logaritmo naturale di e elevato x alla seconda elevato a meno x più 3x. Dobbiamo fare la deriva da prima di questa funzione. Una funzione radice, logaritmo, funzioni composte. Quindi y' punto della deriva. Quindi derivata della radice 1 fratto 2 radice, quindi 1 su 2 radice quadrata di tutto quanto, logaritmo senza modificare niente. E elevato a x quadro meno e elevato a meno x più 3x. Quindi in questo modo abbiamo fatto la derivata della radice, quindi dobbiamo fare la derivata dell'espressione la radice, cioè la derivata del logaritmo 1 fratto 1 diviso tutto l'argomento e elevato x alla seconda meno e elevato a meno x più 3x. E poi per la derivata dell'argomento del logaritmo. Quindi derivata qui e elevato derivata dell'argomento del logaritmo, quindi e elevato a x quadro rimane e elevato a x quadro, però per derivata dell'esponente, quindi per 2x meno e elevato a meno x, però per meno 1 per derivata dell'esponente, scriviamo tutto, più derivata di 3x che è più 3. E quindi è questo qua. Uguale, lo scriviamo cioè lo sistemiamo un pochino, quindi un'unica frazione. Nel denominatore scriviamo prima questo qui, e elevato x alla seconda meno e elevato a meno x più 3x, mentre ancora qui c'è un 2 qui davanti, poi c'è la radice quadrata. Log e elevato x alla seconda meno e elevato a meno x più 3x. Invece nel numeratore c'è tutto questo termine qui, quindi 2x per e elevato a x quadro e elevato a x quadro. C'è meno per meno lì più e elevato a meno x e c'è ancora più 3 e qui finisce questa derivata, un esempio di una derivata di funzioni composte, radici, logaritmi e esponenziali presi insieme. Finisce qui. Mi potete scrivere commenti, SMS anche a Facebook con lo stesso nome Vladimir Costuri. Vi invito a iscrivervi nel mio canale. Il numero di telefono 340 90 10 279. Finisce qui. Riprendiamo l'altro esercizio, l'esercizio numero 30 subito dopo.